la creatività e la fantasia. Così si racconta Turi Sottile, uno degli autori contemporanei che partecipano ad una collettiva originale. Sono circa 40 i pittori, ma dovremmo chiamarli maestri, perché le loro opere visionarie sono sparse nei musei e gallerie di mezzo mondo. A Roma, al complesso dei Dioscuri al Quirinale, fino al 4 giugno, una piccola grande mostra racconta in una sorta di diario il percorso dei colori e delle forme per visioni nell'arte contemporanea. Visioni nasce dal fatto che tutti gli artisti che sono coinvolti, insomma, in questa collettiva d'arte straordinaria hanno per tematica principale proprio la visionarietà, no? Quindi per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere tutti sotto questo titolo, Visioni dall'arte contemporanea. Sono tutti italiani, quasi da tutta Italia, insomma, non c'è una provenienza esclusiva geografica, ci sono artisti siciliani, calabresi, ci sono artisti veneti, insomma un po' da tutta Italia, e sono artisti che rappresentano comunque la storia dell'arte del Novecento e del primo 2000. I castelli da fiaba sospesi tra scenari fantastici di Silvano Braido ci fanno entrare in un mondo onirico fatto di luce e tranquillità. Il titolo dell'opera, L'isola della pioggia, trascina chi guarda in un percorso originale. Che incontrano i colori di Ivo D'Orazio in uno scorcio di vita al circolo del tennis. E le opere di Domingo Notaro, che venne definito un grande visionario in occasione della mostra parigina nel 1967. Un artista che ha esposto le sue opere con Chagall e Modigliani e il suo cromatismo innovativo ed originale è inconfondibile. Ennio Calabria fonda la sua ispirazione anche dalla quotidianità e dalla cronaca. I suoi uomini nel deserto riescono a colpire per la loro terrificante attualità, traslando il tormento umano in una sorta di testimonianza dell'esistenza.